Intanto che chiamo Massimo Riva della direzione per l'agricoltura biologica del MIPAF, volevo annunciarvi che le slide della giornata di oggi saranno disponibili sul sito della rete rurale che trovate nell'ultima pagina del programma. Francesco Riva parlerà del ruolo del MIPAF a supporto della ricerca e dell'innovazione in agricoltura biologica, l'approccio agroecologico sistemico per la difesa del mondo. Salve a tutti, grazie per l'invito che mi ha dato all'Ufficio di Agricoltura Biologica l'opportunità di rappresentare il proprio punto di vista su perché sia determinante avere un rapporto costante, condiviso ed efficiente di scambio di posizioni e di creazione di idee tra il mondo della ricerca e l'attività istituzionale dell'ufficio. Assodato quindi che non sono il dottor Gatto e neanche Massimo, siamo a cercare di rappresentare in che cosa consisterà la breve presentazione e dicevo appunto perché riteniamo sia utile per l'istituzione, per l'Ufficio Agricoltura Biologica, questo piccolo ministerino all'interno del Ministero dell'Agricoltura, ministerino perché diciamo l'insieme delle competenze necessarie copre l'intero arco delle produzioni agrarie, perché è un modello che include tutte le produzioni agrarie, dalla zootecnia alla produzione vegetale. Che tipo di quindi programmi e azioni di ricerca per cercare questa mediazione tra ricerca e innovazione di cui già precedentemente sia il dottor Di Soffi che la Serenella Puliga hanno dato dicenni, alcuni casi esemplificativi di come abbiamo cercato di muoverci nel corso degli ultimi anni e delle rapide conclusioni. Perché riteniamo che sia fondamentale? Da un lato, ripeto, l'Ufficio Agricoltura Biologica è un ufficio che copre lo scibile delle produzioni agrarie e ne abbiamo bisogno di gente che ci aiuti con un approccio di terzietà, ovviamente, di capacità di visione strategica e colta, a diciamo, capire da che parte è più opportuno andare, come possiamo mettere a sistema al meglio il nostro ruolo e le risorse che abbiamo per supportare il comparto delle produzioni biologiche. E ci serve questa vostra potenzialità, prevalentemente forse, l'ho chiamato vostra perché immagino ci siano molti ricercatori fra di voi. Perché come in parte già stato rappresentato in precedenza, questo cambiamento di quadro tra nuovi obiettivi strategici, fra nuova impostazione della politica di sostegno delle produzioni agricole in Europa, di nuova visione di approccio per i programmi di ricerca e la questione che appunto abbiamo sintetizzato in ricerca e innovazione incide in modo significativo e complessa da gestire, sono diminuite le risorse complessive, c'è un problema di valutare la potenzialità che quell'innovazione sia realmente recepita. Allora o uno ha chiaro il contesto regolamentare, il contesto economico, ha chiaro come si crea e il comparto primario riesce a mantenere quota di valore aggiunto, oppure difficilmente le nostre ricerche saranno poi realmente trasformate in un'innovazione recepibile. È un sistema quindi complesso, ma davvero siamo convinti che sia il sistema migliore per mettere a frutto e per farci aiutare a fare meglio possibile il nostro lavoro. Come abbiamo cercato di lavorare? Certamente, come è stato ampiamente già detto,
tenendo in conto tutto quanto il nuovo quadro dei documenti di indirizzo delle strategie, delle politiche nazionali ed europee, mettendo in piedi e cercando di supportare dei progetti che avessero questo approccio di sistema, che vedessero la sostenibilità, prima lo diceva Serenella, nella sua componente economica, ambientale, sociale, quindi con progetti che siano oggettivamente calati nel contesto, parte integrante, e che da quel contesto siano capaci di ricevere e dare contemporaneamente. Quindi queste parole, divulgazione, disseminazione, stakeholder, chi usa un termine, chi usa l'altro, devono comunque essere una linea detta da chi l'ho chiamata fil rouge, essenziale all'interno delle attività di ricerca. Lasciatemi anche dire che per il caso del biologico è certamente utile cercare di valorizzare al massimo i gruppi di ricerca che hanno storia, che hanno raccordo con la ricerca europea, che hanno una esperienza concreta di ricerca nell'agricoltura biologica alle spalle, sebbene ovviamente contemporaneamente, di volta in volta, tema per tema, questo loro contributo deve essere integrato da competenze nuove e nuove linee di innovazione. Carina, questa è in fondo alla slide, evidentemente mi scuso. Dicevo prima del quadro, ne abbiamo già parlato, ne hanno già parlato gli altri, quindi vado velocissimo. Era solamente per far vedere che ci sono stati tanti documenti, la piattaforma europea, l'Horizon, la PAC, gli strumenti di sostegno alla ricerca della Commissione europea, gli organismi internazionali che si occupano di biologico, che fanno agende strategiche per l'innovazione, i partenariati europei li abbiamo visto, ci ha lavorato la piattaforma italiana, di cui parlerà dopo il nostro ospite dottor Gamboni, hanno lavorato gli enti di ricerca, in questo caso è un documento dell'INEA che aveva fatto un'indagine sull'agricoltura biologica, ci sono le attività delle regioni, è in corso la modifica del regolamento europeo e nel semestre italiano abbiamo lavorato molto intensamente su quello. Al nuovo regolamento europeo è associato un piano di azione che a sua volta include dei contenuti di cui dobbiamo tenere conto, il piano strategico appena presentato dalla Serenella Pulita. In questi anni cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di realizzare una serie di progetti, e vedete 19 in una prima ondata, ci ha aiutato l'Università di Pisa con un progetto di meccanizzazione, tutti esclusivamente riferiti alle condizioni biologiche. Ci ha aiutato la Sant'Anna di Pisa con degli indicatori che cercassero di valorizzare dei sistemi sostenibili anche per le politiche di sostegno. Ci hanno aiutato l'Università della Tuscia con dei progetti specifici su dei estratti vegetali ad azione antimicrobica. Ci sono stati dei progetti sulla lotta agli infestanti in orticoltura, vedremo dopo qualche fotografia su questo. Ci sono state delle attività di sostegno per la politica, diciamo per aiutarci a capire esattamente quali erano le cose più interessanti per l'Italia all'interno della nuova regolamentazione europea e in particolare per le colture protette. Ancora sulle colture protette, un progetto che era figlio del precedente, della slide di prima, e anche per questo vedremo qualche diapositiva più tardi. Di nuovo progetti per la difesa delle colture, ma con approccio agroecologico, quindi l'intera azienda, la gestione dell'azienda e dell'intera disponibilità di superficie agricola utilizzabile per difendere le piante. Abbiamo chiesto aiuto per dettare linee guida che cercassero di aumentare la superficie a frutteti bio, perché in quel caso la difesa nei frutteti è veramente un elemento
come dire, discriminante per gli agricoltori, per la possibilità di fare conversione, perché venir meno degli mezzi tecnici di difesa di sintesi chimica li mette di fronte a delle scelte più complesse che per altri tipi di produzioni vegetali. E ancora altri progetti sui mezzi tecnici per la protezione o di servizio, ultimo rizzo, semi interazione rizosferica, pianta veloce. E abbiamo lavorato sul Core Plus europeo, ottenendo dei gran bei risultati, siamo veramente orgogliosi dei nostri ricercatori e abbiamo proprio recentemente lanciato una nuova convenzione con il CA per ulteriori progetti. Volevo solamente farvi vedere due slide e ho concluso l'intervento. Questo è il progetto che citavo prima sulla gestione delle infestanti. In alto a sinistra una macchina che alletta la coltura di copertura e che dà servizi ecologici all'insieme, che è cresciuta l'inverno, a primavera viene allettata, la macchina brevettata dal CRA determina un solco all'interno del quale l'agricoltore può trapiantare l'ortaggio, e vedete fra in alto a destra e in basso a sinistra come l'allettamento della coltura determina un letto, un tappeto naturale facciamante che riduce in modo estremo l'impatto degli infestanti. Un sistema resiliente in via di sperimentazione in Metaponto, l'idea dal disegnino in basso è quella di, in difesa dell'impatto delle piogge troppo violente nel periodo autunnale, che allagano spesso i campi, usare delle baule e coltivare prevalentemente a monte l'ortaggio invernale e prevalentemente a valle l'ortaggio estivo. L'ortaggio estivo ha più acqua, a monte si protegge dagli allagamenti e contemporaneamente tutte le baule sono in rotazione. Volevo accennare alla questione dei progetti in coltura protetta. Questa è l'irradiazione globale che colpisce in kilowatt per metro quadro l'Italia, questo è il posto dove ci sono più serre. Questa fotografia non è italiana, ma in Ragusa, Siracusa potrebbe essere assai simile. Questo è più o meno lo stesso periodo, la stessa epoca in Lettonia. Allora, quando a livello europeo si parla di regolamentazione delle colture in serra, è chiaro che bisogna fare i conti con problematiche diverse, e l'Italia deve cercare di tutelare le sue produzioni, perché in inverno in Lettonia la situazione è questa. In Olanda loro usano meccanismi di questo tipo, fanno 100 kg a metro quadro di pomodori, ma poi hanno dei livelli di salinizzazione dei terreni e di difficoltà, diciamo, dei costi energetici per coltivare in questo modo enormi. La risposta è quella di riuscire a mettere a punto dei sistemi concreti. Ci stiamo lavorando presso lo IAND di Bari con la supervisione scientifica del CRA, e vedete che il disegno sperimentale, ma applicato anche da agricoltori locali, prevede cover crops, fragola, di nuovo cover crops, pomodoro, fagiolino, ancora cover crops per un bimestre, cetriolo, valerianella, di nuovo cover crops, cavolo rapa, rapuga. È possibile fare rotazioni, avvicendamenti e sistemi culturali anche in coltura protetta. L'importante è avere, come dire, questo approccio di complessivo di gestione dell'azienda, delle produzioni. Se vogliamo che siano sostenibili, dobbiamo promuovere la biodiversità in campo e attorno al campo, dobbiamo attuare concretamente le strategie di prevenzione di cui si è parlato tutto il giorno, e dobbiamo considerare l'intervento diretto con il mezzo tecnico come un elemento di eccezionalità. Grazie per l'attenzione e buon lavoro.